E se fossero ancora tutti vivi a casa di Nicky, morti la mamma, papà, Drenka? Abolire la morte, un pensiero emozionante, anche se certamente non era lui il primo in metropolitana o altrove a formularlo, a pensarci disperatamente, a rinunciare alla ragione, a pensarci come quando aveva 15 anni e voleva assolutamente che suo fratello morto tornasse. Mandare indietro la vita come si fa con un orologio in autunno. Staccarlo dal muro e mandarlo indietro, e poi ancora indietro, fino a che tutti i tuoi morti non ricompaiono, come l'ora legale. Ho scelto questo passaggio di Mickey Sabbath dal Teatro di Sabbath di Philip Roth, uno dei libri forse più fraintesi nell'ultimo Novecento. Perché c'è questo racconto della dimensione di quest'uomo di teatro, no? Il burattinaio artritico che a un certo punto rinuncia al teatro per la malattia e si inventa una vita da satiro, da scandaloso anziano. Ecco, l'idea di scandalo che c'è in Sabbath e l'idea di teatro che ci ricollegano oggi ad alcuni degli ospiti che avremo oggi sono il punto da cui volevo partire oggi. Perché come Sabbath stiamo di fronte a un mondo del quale in fondo non riusciamo a controllare nulla. Nello stesso modo, in un certo senso, stiamo anche vivendo noi questa fase di passaggio tra la famosa fase 1 emergenziale e la fase 2 in cui questa emergenza andrà in qualche modo gestita. Benvenuti a Radio Game, siamo al giorno numero 34 di trasmissioni e ci tenevo che ci fosse Philip Roth ad accoglierci a un certo punto in una delle nostre puntate. Proprio perché questa fase 2 si sta configurando come qualcosa che dobbiamo imparare a riconoscere e a definire, no? Oggi c'è un bell'articolo sull'Eco di Bergamo in cui si parla di come si cambia la vita con la fase 2. Orari scaglionati, niente assembramenti, nessuna ora di punta, giornate più lunghe, scuole su più turni, distanziamento che rimane nei locali. È un mondo difficile da immaginare. Adesso siamo tutti chiusi in questa dimensione domestica, anche confortevole se volete, ma dopo 50 giorni. Ovviamente anche straniante, e il mondo fuori diventa un elemento con il quale l'interfacciarsi potrebbe non essere così semplice. E quindi oggi vorrei parlare di questo con i nostri ospiti, ma prima volevo ricordarvi che il presidente Mattarella ha chiamato il sindaco Gori ancora ieri e il sindaco ha espresso preoccupazione per la fase 2, soprattutto in chiave dell'economia del territorio, ovviamente, e il presidente ha promesso di voler venire a visitare Bergamo e lo farà appena sarà possibile. Vi lascio anche qualche altra notizia, questa è un po' più positiva per il settore culturale. Si parla di eventi open air a numero chiuso che potranno ricominciare e c'è una data a settembre per la Donizetti Night che si ipotizza, la stampa ipotizza, potrebbe essere un momento di ripartenza anche culturale. Abbiamo un po' ridotto la fase di cronaca, adesso che guardiamo di più la fase 2, al sostegno economico, al fondo di mutuo soccorso, ai progetti di ripartenza, però c'è una notizia di cronaca che oggi è abbastanza alta sulla stampa locale, ossia la morte di un altro medico di base, un dottore 62enne di Treviolo, e il numero dei medici di base che sono morti in questa epidemia resta molto alto, così come ovviamente è alto il prezzo economico che questa crisi ci ha portato a pagare e di questo oggi primo ospite dal mondo dell'imprenditoria è Monica Santini della Santini Cycling che sto invitando in questo momento a partecipare con noi. Se riceve la notifica va accettata Monica per poter entrare in trasmissione con noi, una persona che ha avuto incarichi Confindustriali, che guida un'azienda che tuttora si occupa anche di produrre le mascherine nella sua produzione, si è riconvertita alla produzione anche delle mascherine. Monica, se ci stai seguendo, devi cliccare sulla scritta blu per partecipare in diretta con noi, altrimenti non riusciamo a collegarci. C'è una scritta blu in basso nella notifica che hai ricevuto, se premi quella notifica blu, puoi entrare in collegamento con noi. Siamo ancora in attesa. Ecco, l'idea di chiacchierare con chi fa davvero l'economia sul territorio è forse il modo migliore per ottenere una fotografia della situazione economica che stiamo vivendo in questo momento qui nella Bergamasca. Ecco, adesso Monica non ha,
non ha confermato la richiesta, vediamo se c'è modo di nuovamente di coinvolgerla. Ecco, è andata bene per un po' di giorni dal punto di vista tecnico, oggi invece un po' siamo stati traditi dall'informatica. Riproviamo, provo di nuovo a invitare Monica. Se ricevi questa notifica, ok, ecco qua, eccoci qua. Monica, buongiorno, ben arrivata. Eccomi, scusate la mia inesperienza sull'utilizzo di questo mezzo. Questo è comune a tutti e ogni volta dobbiamo lottare per cercare di capire anche noi come fare. Grazie di aver partecipato innanzitutto, Monica. Senti, cominciamo con la domanda più ovvia. Abbiamo avuto il presidente di Confindustria qualche settimana fa, abbiamo oggi te che rappresenti la comunità imprenditoriale in qualche modo. Com'è la situazione in questo momento a Bergamo, Monica, dal tuo osservatorio? Beh, sicuramente molto complicata in quanto in questo momento le produzioni non possono ancora partire se non quelle ritenute assolutamente indispensabili o chi ha chiesto le deroghe. Noi siamo tra quelli, abbiamo richiesto la deroga e per produrre le mascherine, però solo appunto le mascherine. Quindi chiaramente per le aziende è un momento difficile, così come lo è per tutte le attività di tipo commerciale, turistico e così via. Quindi c'è ancora molta, diciamo, perplessità, dubbi, non si sa come si possa, se, non abbiamo ancora nemmeno la certezza che ci lasceranno, ripartire il 3 di maggio. Lo dico solo perché, ogni volta che arrivava la scadenza della data, automaticamente no, veniva riallungata. Quindi diciamo che tutti stiamo sperando che il 3 di maggio sia effettivamente la data in cui ci faranno riaprire le attività produttive in toto. Quindi questo un po' è il sentiment. Ieri sera ho partecipato a un direttivo di Confindustria Tessili e il sentiment era appunto questo: cosa ce lo lasceranno fare? Abbiamo firmato tutti i protocolli, come Bergamo siamo stati decisamente molto veloci anche a trovare l'accordo tra le parti sociali, però è chiaro che dopo tutto dipenderà se il governo o la regione ci lascerà poi partire con tutti ovviamente gli accordi trovati. Dal lato vostro vi sentite pronti a gestire anche la sicurezza, Monica? Cioè, è stato credo l'investimento forte di queste settimane quasi di non lavoro, immagino questo. Cioè, come si affronta dal punto di vista della garanzia della sicurezza per i lavoratori e per tutto l'indotto questo momento? Beh, chiaramente per noi che non abbiamo praticamente quasi mai smesso di lavorare, appunto perché abbiamo lavorato sulle mascherine, è diventata abbastanza ordinaria amministrazione anche la gestione di tutte le precauzioni. Quindi noi è già da febbraio che lavoriamo con il distanziamento tra gli operatori, le mascherine, le sanificazioni. Abbiamo già fatto sanificazione più di una volta nell'azienda, abbiamo chiuso o limitato l'accesso alle mense e così via. Per cui diciamo che è diventato ormai per noi quasi un'ordinaria amministrazione, appunto. Per quelle aziende invece che sono chiuse, ma proprio chiuse da ormai settimane, questo sarà sicuramente il grande tema da affrontare: come fare a fare gli accessi, a tenere distanziate le persone. Appunto, il reperimento delle mascherine è uno dei temi più grandi, perché senza quelli, ovviamente, chi deve fare attività al di sotto del metro non potrebbe riaprire, per cui sicuramente questi sono temi molto importanti per le aziende. Prima citavamo la telefonata tra il presidente Mattarella e il sindaco Gori, in cui il sindaco diceva: sono preoccupato per la situazione economica che verrà dopo questa crisi. Quali possono essere gli strumenti, le richieste come imprenditore? Io ho le idee anche che possono aiutare a rendere questa crisi meno difficile, Monica, dal tuo punto di vista. Beh, sicuramente l'impatto economico lo stiamo vedendo già ora, ma lo vedremo ancora di più anche quando si riaprirà, sarà veramente forte. Poi dipenderà moltissimo da settore a settore, dipenderà da come le aziende possono magari accedere ad altri mercati, dipenderà
da quanto velocemente ci sarà un ritorno ai consumi. La speranza è che appunto dopo tante settimane di lockdown le persone abbiano veramente voglia di tornare un po' a una vita più normale, quindi a far ripartire i consumi, ma chiaramente certi settori più di altri saranno fortemente impattati, quindi sicuramente il turismo è quello che sta soffrendo e soffrirà di più, o avrà magari un percorso più lento di normalizzazione, chiamiamolo così, sicuramente la parte del commercio. Le aziende in modi diversi, ripeto, in funzione di quali sono gli accessi che hanno ai mercati anche internazionali, avranno sicuramente delle esigenze. La liquidità è uno dei primi temi di grande emergenza, perché la liquidità chiaramente se si vuole continuare a mantenere posti di lavoro, se si vuole continuare a mantenere il ciclo dei pagamenti, riscossioni, deve essere assolutamente, preso in considerazione. Purtroppo in questo momento io vedo che ci sono state fatte tante dichiarazioni, ma alle dichiarazioni è seguito veramente poco e quindi le aziende sono in questo momento, si stanno cercando di barcamenare in una situazione di grande incertezza. A differenza, io vedo che vi porto la mia esperienza personale. Noi abbiamo anche una filiale negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti non solo hanno dichiarato che c'è liquidità, ma l'applicazione per accedere a questa liquidità è molto più semplice, è molto molto più semplice, è limitata, diciamo, è molto chiaramente indicata, è soltanto per 2 mesi e mezzo, ma per quei 2 mesi e mezzo è sicura. Quindi io vedo molte differenze di approccio sicuramente, per esempio, tra gli Stati Uniti e l'Europa. L'Europa è piena di tante belle dichiarazioni, ma quando si arriva poi ad avere una chiarezza di azione, manchiamo moltissimo. Oltre all'incubo sanitario, anche l'incubo burocratico, in qualche modo, non mi sembra di capire dalle tue parole. Parliamo degli incubi burocratici dopo che stiamo cercando le certificazioni delle mascherine da mesi, quindi non parliamo di questa cosa. Senti, noi sosteniamo con il sindaco anche il fondo di mutuo soccorso, che mi sembra un modo anche semplicemente di spostare l'attenzione dall'emergenza sanitaria più acuta all'emergenza economica. C'è bisogno di liquidità, tu ci dicevi, forse questo è un primo passo per poter poi ripartire in qualche modo. Beh sì, diciamo che la focalizzazione che noi abbiamo visto da parte del governo è stata fondamentalmente sulla emergenza sanitaria. Per l'amor di Dio, è giusto perché era sicuramente il primo tema da affrontare, però in un'azienda non si sarebbe affrontato solo quello. Di solito, quando ne parlavamo giusto, dicevo ieri sera con il direttivo dei tessili, in un'azienda, quando tu decidi di chiudere, devi già mettere in piedi tutta una serie di attività che ti dicono quando riaprirai e come lo devi fare. Non devi aspettare la settimana prima alla riapertura per trovare le modalità, perché altrimenti sei già in ritardo di default. Quindi, secondo me, appunto, c'era bisogno di partire immediatamente nel momento in cui si faceva il lockdown a ragionare sulle modalità di riapertura. Io ho trovato che in realtà c'è stata una risposta troppo tardiva, c'è stata una risposta appunto solo o un tentativo di rispondere all'emergenza sanitaria e invece quella economica che secondo me impatterà molto, in modo molto maggiore e per più lungo tempo è stata un po' messa in secondo luogo. Chiedo un'ultima cosa, Monica, poi ti lascio. La sensazione a livello di persona, cioè i tuoi colleghi, le persone che lavorano con te, i dipendenti, c'è voglia di ripartire nella gente di Bergamo? C'è tantissima voglia di ripartire la gente di Bergamo. Io vedo veramente che tantissimi, anche i dipendenti miei che sono in questo momento o a casa in ferie per smaltire le ferie o stanno facendo ormai da settimane e settimane smart working, non ne possono più e per quanto lo smart working abbia aiutato e ci abbia sicuramente dato un'alternativa,
non può essere utilizzato al 100%. Lo smart working è veramente alienante quando deve essere fatto al 100%. Quindi io trovo che ci sia davvero una voglia fortissima di ritornare, ripartire, rifare. E poi come noi a Bergamo non siamo capaci di stare con le mani in mano, quindi ormai sento storie di tutti i tipi, di gente che si è rifatta la casa mentre era a casa in questi giorni, o ha ripulito anche le piastrelle con gli spazzolini da denti pur di non star fermi. È un po' tipico nostro. Monica, grazie mille del tuo intervento, sono stato molto contento di averti sentita, in bocca al lupo per tutto e speriamo che la fase 2 sia un po' meglio di come ce la stiamo dipingendo da qua. Mettiamola così e incrociamo le dita. Crepi il lupo veramente e che davvero possa essere una ripartenza e che ci dimentichiamo presto di questo periodo. Grazie Monica, a presto, un abbraccio, in bocca al lupo, Grazie. ciao. Ciao. Avete sentito? Il tema è delicato, cioè ci sono anche le asperità ed è giusto andare a sentire il territorio fatto dalle persone, dalla cultura, ma anche da chi poi fa effettivamente il lavoro, no? E gestisce le aziende, come nel caso di Monica Santini, che ovviamente ringraziamo moltissimo per aver partecipato. Ecco, un altro degli aspetti su cui vorremmo focalizzarci adesso è ritornare alla cultura, ritornare a ragionare su come si può fare per rifare partire la cultura. Abbiamo scelto di parlare di teatro con una coppia tra le più importanti della scena del teatro contemporaneo, che sono Rezza e Mastrella, cioè Flavia Mastrella e Antonio Rezza. Adesso li ho chiamati. Flavia, accendi il video, devi accendere il Ciao. video, non ti vedo, ti sento soltanto. Ci dovrebbe essere un'icona di telecamera che puoi schiacciare per comparire anche in video. Sto cercando di collegarmi appunto con Flavia Mastrella che compone insieme ad Antonio Rezza uno dei duo teatrali più importanti della scena italiana, Leone d'Oro alla Biennale Teatro nel 2018, due voci che in qualche modo formano il nostro panorama culturale, anche il nostro immaginario culturale, no? Il modo di essere, di stare sul palco, di pensare il palco. Il collegamento ha avuto un attimo di difficoltà, ci proviamo di nuovo, vediamo se riusciamo a collegarci con Flavia Mastella. Io ho rinviato di nuovo la richiesta, stiamo stabilendo una connessione. Io sono estremamente fiducioso che ora la connessione ci aiuti, ma nel frattempo volevo ricordare appunto che la scelta di Roth e del suo sabato di questa mattina erano in qualche modo un omaggio alle pratiche che vanno nei territori più lontani, più difficili, no? In cui si va a indagare su come si possa essere attori del presente, non nascondendo niente, anzi andando spesso a mettere il dito nella piaga del problema, via. Della difficoltà. Siamo sempre in fase di connessione. Io vedo che la connessione sta venendo stabilita, ma che ancora non si riesce a stabilire. Magari c'è un problema di wifi. È possibile che ci sia una qualche difficoltà col wifi di Flavia? E mentre continuiamo a tentare, appunto, io vi volevo leggere un altro pezzo di Roth che secondo me ha estremamente a che fare con questo momento. A un certo punto Roth scrive: quando ero in mare e eravamo in qualche porto, mi piaceva molto andare a visitare le chiese cattoliche. Ci andavo sempre per conto mio, anche tutti i giorni. E sai perché? Perché trovavo tremendamente erotico guardare le ragazze in ginocchio che pregavano e chiedevano perdono per tutti i mali. Intanto, mentre Roth ha dato questo intervallo, io provo di nuovo a chiamare Flavia, così vediamo se riusciamo a collegarci. Mi eccitavano, cercavano protezione degli altri, prosegue Sabbath, e protezione a se stesse, e protezione da tutto. Ma non c'è, non esiste, neanche per te, perfino tu, Norman, sei esposto. Che te ne pare? Esposto, sei nudo nonostante il tuo vestito. Il vestito è futile, il monogramma è futile, non c'è niente che possa servire. Nessuno di noi ha idea di quello che succederà. Ecco, molto spesso in questi momenti di difficoltà tecnologiche, no? Nel tentativo di pensare a come gestire
una situazione come questa in cui tenti di collegarti con un ospite che ha voglia di partecipare, ma la tecnologia non ti supporta, hai la sensazione che nessuno abbia idea di come si possano controllare le situazioni. E Sabbath è anche questo, oltre che una gigantesca storia di come si possa immaginare l'idea stessa del teatro, ma anche come si possa immaginare l'idea stessa della vita. In qualche modo, no? Dello stare di fronte alla vita, mentre qualcuno ci saluta dall'Argentina e ricambiamo in questo momento qualunque diversivo è ottimo per cercare di mandare avanti la diretta. Io continuo a riflettere sul fatto che quando ci mettiamo di fronte a un palco del teatro, quando ci mettiamo di fronte a una narrazione visiva in qualche modo, no? A una narrazione per corpi, soprattutto siamo di fronte alla possibilità di pensare noi stessi in un altro modo. Di pensare a come si possa stare in questo ultimo tentativo sulla scena del mondo Ci dicendo sono? una parola nuova. Ok, e noi ti sentiamo, non ti vediamo, però se tu ci senti possiamo No, provare a parlare. io mi vedo, ma non riesco a mettermi in comunicazione. Proviamo a farla così a voce. Se tu mi senti, io ti faccio le domande, ok? Tu mi senti, Flavia? Flavia, pronto? L'abbiamo sentita per un po', ma adesso non la sentiamo più. Flavia, ci sei? Temo che oggi la tecnologia ci abbia un po'. Grazie, Mastella, sono davvero due artisti con i quali io volevo anche affrontare il discorso di come abbiamo allargato la platea, no? Cioè di come un museo come la GAMEC pensa se stesso, ecco, in relazione a una serie di pratiche, di modi di pensare l'arte che sono l'arte stessa, che sono il museo, che diventano la Mi nostra. vedete? Mi sentite? Io ti sento, sì, tu ci senti? Sì, io vi sento, ma vi vedo e vi sento, ma non riesco a capire perché a me non mi vedete. Non lo capiamo neanche noi, però visto che siamo in diretta, Flavia, userai la voce. Cosa dici? Se tu mi senti, Usiamo la voce, va. ascolta, dicevamo, Ciao. ciao a te innanzitutto e benvenuta e grazie di aver partecipato. Ti volevo chiedere, riflettiamo, no, sul corpo, sul nostro stare in questo mondo adesso con le distanze sociali, con la paura stessa del corpo. Come si pensa la scrittura e la pratica teatrale alla luce di questo mondo che sta cambiando? Cioè, come ti senti tu, Flavia, come autrice in questo momento di fronte a questa situazione? Beh, mi sento completamente castrata perché l'essere umano è il mio nutrimento. Mannaggia, c'è scappata Flavia. C'è scappata del tutto. Probabilmente la mancanza di possibilità di fare la connessione a un certo punto fa saltare il collegamento e temo che Flavia stia continuando a parlare senza riuscire a vederci. Non so se possiamo provare con Antonio, però usando lo stesso account del duo teatrale forse non è facilissimo. Faccio un ultimo tentativo. Facciamo un ultimo tentativo, ancora la richiesta l'abbiamo ricevuta. Vediamo se si riesce. Ci sono? Flavia, sì, la cosa che temo è che siccome la connessione non è stabilita, dopo un tot di secondi lui smette e cade. Comunque, intanto ti ascoltiamo, continua pure con la risposta. Flavia? Non ci riusciamo, purtroppo è così. Io non ho un altro telefono purtroppo per fare il viva voce perché uso il telefono per la diretta e quindi non riuscirei a gestirla in un altro modo. Temo che se la redazione mi dà conferma dovremmo tentare un altro modo. Proviamo a sentire Antonio Rezza, vediamo chi c'è adesso dall'altra parte. Siamo in attesa di un'altra connessione. Pronto? Flavia, eccoci. Ci sto, l'immagine non c'è.
No, no, proviamo ancora a parlare finché ti sentiamo, Sì, ok? sì. Quindi ci stai dicendo, è il momento che ti senti castrata, no? Poi abbiamo perso la tua voce. Eh sì, perché noi, io e Antonio, lavoriamo molto sulle persone. Abbiamo fatto ultimamente anche una trasmissione televisiva che si intitolava La tegola e il caso, dove entravamo nella casa della gente e portavamo il teatro nelle case delle persone. Certo. E quindi per me, diciamo, è un momento molto drammatico, anche per Antonio. Stiamo lavorando, però, diciamo, non si sa bene come andrà a finire il teatro. Ci sono delle leggi molto restrittive. Certo, e a livello creativo questo momento difficile ti dà qualche spunto, Flavia, in particolare, o lo vedi soltanto come una difficoltà? L'abbiamo persa, ragazzi. Credo che almeno una testimonianza della sua voce l'abbiamo ricevuta. Io chiedo un consiglio alla redazione, ho la sensazione che sia forse il caso di provarci un altro giorno, di tentare un'altra volta la connessione, ma aspetto indicazioni. Nel frattempo mi sembra importante quello che ha detto Flavia, perché il teatro è quella cosa lì e non poter fare quella cosa lì è un enorme limite. Flavia, ci risenti? Sì, vi risento, però a questo punto me ne vado, troveremo un altro sistema, peccato. Ma sì, ti ringrazio intanto di aver partecipato e mi dispiace per i problemi, ma conto di averti in modi migliori al più presto. Grazie Flavia. Purtroppo siamo naufragati di fronte alle difficoltà tecnologiche, che sono un'altra metafora del momento che stiamo vivendo, no? L'essere tutti obbligati a utilizzare cioè un certo tipo di strumentazione. E questa strumentazione non ci supporta. Questo è un modo anche per analizzare questo presente. Io faccio un altro tentativo, forse ci sarà Antonio dall'altra parte adesso della connessione. Non so se hanno scambiato l'account o meno. Vediamo che succede. Direi che non sta succedendo nulla. Dover come conduttore dire scusarmi con voi a rinunciare perché è troppo difficile. Ecco, vedete come mancava la dimensione corporea nel pensare il teatro per Flavia Mastrella e sicuramente anche per Antonio Rezza, che mi dispiace non aver potuto neanche sentire almeno in voce, ma ci riproveremo poi più avanti. Così mancano i collegamenti diretti tra di noi, no? Siamo costretti a utilizzare uno strumento che ha mille potenzialità, ma che è comunque uno strumento e che è molto difficile. Allora, ok, dalla redazione mi dicono che ci dovrebbe essere Antonio. Allora, faccio, confidando nella vostra indulgenza di spettatori, un altro tentativo per vedere se riusciamo a connetterci con Antonio, perché usano lo stesso account, quindi io non so esattamente chi stia dall'altra parte. Antonio, eccoci qua. Ben Allora, mi arrivato. vedete? Ora ti vedo e ti Mi sentiamo. vedete? Ciao, buongiorno. Io Flavia l'ho sentita prima. L'abbiamo sentita anche noi per un certo pezzo, dopodiché, siccome era un tentativo di connessione, automaticamente cadeva la linea, per quello non si riusciva ad articolare un pensiero più lungo. Poi scusaci anche tu con lei, ma io di più di così non potevo fare da qua. Vabbè, la risentirete perché ci tenevo, va bene. Allora. Certo, facciamo di sicuro. Ascolta, dicevamo, lei ci diceva, mi sento castrata in questo momento, no? Perché non posso mettere tutto quel corpo, tutta quella ricerca che normalmente mettiamo. Tu, che sei più la voce, oltre che uno scrittore, ma anche il performer, come stai vivendo questo momento di isolamento? Antonio, cioè, quanto ti manca lo stare di fronte a un pubblico reale, l'interagire, il sudare, il gridare? Quanto mancano? Mi sentite bene se parlo così? Ma a me non manca niente, cioè se il problema è solo io sento parlare solo di soldi, cioè io sto vivendo benissimo, mi dispiace per le persone che sono morte, voi sapete benissimo cosa significa vedere i morti vicino, mi dispiace per chi ha sofferto, ma c'è un recupero di una vita che è sicuramente di qualità migliore rispetto a quella passata. Se poi noi vogliamo semplicemente parlare di quelli che sono i soldi coinvolti in questa vicenda, possiamo anche farlo, ma esiste anche un modo diverso di vivere. Ma non è che questo ci insegnerà
a vivere meglio dopo. Poi riprenderà tutto come era prima, ma io sinceramente non sento l'assenza del telefono che squilla, cioè se il telefono non squilla mai, io sto benissimo, non arrivano mail, non c'è, quando gli altri si fermano, vivi meglio tu, viviamo sempre in funzione dell'altro. Mi sento castrato perché è una condizione innaturale, la trovo una violenza, nonostante quello che è successo. Mi sembra un atteggiamento molto violento quello di proibire alle persone di uscire. E non so fino a che punto andrà avanti, insomma. Credo e spero che il calcio riprenda, perché se riprende il calcio, noi ci sentiamo legittimati a riprendere almeno a fare le prove degli spettacoli, ecco. Certo. Perché le prove vengono fatte per arrivare pronti a una riapertura. Cioè, non si può giocare con un argomento del genere, non si può dire quando i teatri riapriranno e ricominceremo a fare anche le prove, perché significherà che poi coloro che sono protetti dai sovvenzionamenti statali faranno spettacoli provati in 10 giorni. Quindi, oltre al virus, a noi ci spetterà 1 anno, 2 anni di mediocrità sui palchi, perché le persone hanno avuto la possibilità di provare gli spettacoli. Se il calcio riprende e c'è un contatto fisico, vogliamo avere anche noi il diritto di riprendere a provare, perché le prove servono, torno a ripetere, ad arrivare pronti a quando ci sarà una riapertura complessiva dei teatri. È impensabile, cioè ci si sta rubando le emozioni. È impensabile proporre teatri decurtati di 2/3 di pubblico, perché io lavoro per l'emozione, non lavoro per i soldi. Certo, Tu non certo. puoi, chi va sul palco sa. Poi chi è più bravo lo sa ancora meglio che cosa significa emozionarsi. Poi chi è mediocre, chi fa il compitino, non può emozionarsi come mi emoziono io e come si emozionano altri che sono autoreggenti. Non si può rubare l'emozione al talento. Certo. Certo. Quindi io sul palco con 2/3 della sala vuota non ci vado. Certo. Senti Antonio, dicevi è un'opportunità anche di scoprire una vita migliore, no? Dal punto di vista creativo, cioè lo stavo chiedendo a Flavia, poi la connessione è caduta, cioè questo momento di isolamento aiuta anche le idee per progetti futuri, al di là delle prove che ancora non si possono fare, ma a livello di scrittura, di pensiero, dell'opera, come lo stai vivendo questo? A me aiuta perché mi sembra di essere ritornato 20-25 anni fa. Cioè io faccio quello che sono riuscito a fare, quello che non facevo più, perché chiaramente ognuno poi si trasforma in amministratore del suo talento. Siamo degli amministratori delegati della nostra virtù. E quindi ci si divide tra l'atto, diciamo, creativo, chiamiamolo così, e le telefonate, le risposte, le relazioni. Adesso non c'è relazione, non c'è telefonata, non ci sono da dare risposte, è tutto fermo. Chiaramente uno utilizza il tempo tutto per sé. È una qualità della vita veramente non paragonabile a quella precedente. Si sta meglio così, si sta meglio così. Peccato che sia una vita imposta, che non è stata una scelta. Ecco, l'unica nota stonata è che stiamo chiusi in casa perché ce l'hanno ordinato. Poi io personalmente esco a correre, vado a provare perché è un mio diritto. Non sto vivendo la quarantena, faccio la vita che facevo prima, senza la responsabilità di rendere conto al prossimo delle mie azioni. Cioè, è una vita più pura e sicuramente costa sacrificio, ma sarebbe bello che la vita fosse questa in assenza della morte, ecco. Certo, senti Antonio, dicevi la parola relazione, no? Il teatro è relazione anche di scambio con il pubblico. Come pensi che il pubblico tornerà in sala a livello psicologico? Cioè, ci sarà un po' di paura, secondo te, ai primi tempi? Bastano 2 o 3 giornali fatti bene, purtroppo la gente è fatta così e in questo mi dissocio dal pensiero corrente. Bastano 2 o 3 giornali fatti bene che dicano che insomma non c'è più rischio e la gente esce. La cosa che trovo scandalosa in questa fase è che chi comanda ha deciso anche che, parlo del teatro perché mi intendo più di quello, che i personaggi, gli attori devono stare a 1,5 metri di distanza. Finalmente lo Stato sta coronando il suo sogno, lo Stato diventa Ronconi, lo Stato diventa drammaturgo, lo Stato oltre a dare i soldi per imbavagliare il libero arbitrio, adesso decide anche quali sono le posizioni degli attori. Cioè questa è una cosa gravissima, è un'eresia, è un abuso. Non si può entrare nella dinamica dell'arte, lo Stato deve restare fuori dal processo artistico, non si può dire i personaggi stanno a 1 metro, perché è un'invasione, è come se io dicessi la legge di bilancio va fatta in un altro modo. Questa è violenza e nessuno sta facendo caso a queste piccole violenze. L'arte è pura, l'arte deve essere pura, non deve essere contaminata da queste cazzate. Gli attori stanno alla distanza che vogliono.
chi fa lo spettacolo decide a che distanza stanno gli attori. Cioè, virus, lebbra, qualsiasi tipo di malattia, quello è un territorio dove lo Stato non può entrare. Lo Stato che vuole fare a Hong Kong è un'immagine molto bella, Antonio. Come si Beh, organizza? il desiderio nascosto di ogni ministro della cultura, penso, no? Diventare un dramma, riuscire a fare quello dove ha fallito, dove forse avrebbe fallito in ogni caso. La risposta qual è? Una rivolta non violenta degli attori che vanno avanti lo stesso, Antonio, secondo te? Non ci sarà coesione, io penso che ci sarà molta miseria in questa fase perché si parla solo di soldi. Non tutti saranno disposti a rinunciare alle tournée quando verranno pagati nello stesso modo, pur avendo un terzo della sala a disposizione. Io non credo che noi accetteremo e spero che ci sia una spina dorsale una volta tanto di persone che non accetteranno perché che cosa significa privarmi della gioia? Cioè, non mi ammalo, ma sto male lo stesso. Che cosa significa? La cosa che mi ha fatto più schifo in questo periodo e penso che voi al nord dovreste essere ancora più incazzati, scusate, è l'adeguamento delle pubblicità al momento storico. Cioè, quella è una cosa, non l'ho letta, non leggo nessun intellettuale che condanna questa compassione, questa consolazione che c'è attraverso le pubblicità. Ma c'è anche un altro fatto grave. Le pubblicità vengono fatte in equip da un direttore della fotografia, da un macchinista, da un regista, da un assistente di produzione. Questi hanno lavorato per fare le nuove pubblicità adattate al virus. Questi hanno lavorato, c'è chi lavora e chi non lo può fare. Ma non che il lavoro vada difeso, perché, come torno a ripetere, una cosa positiva di questa quarantena è che salta il concerto del 1º maggio. Cioè, finalmente salta questa pantomima della sacralità del lavoro, del difendere il lavoro, del difendere chi non ce l'ha. Il lavoro non è una bella cosa se uno non fa un lavoro che ama. Quindi usciamo da questo equivoco. Quella che salti il concerto del 1º maggio è l'unico elemento positivo di questa tragedia. Se tu potessi decidere, Antonio, l'ultima domanda sulla gestione di questo momento per il teatro, quale sarebbe la prima cosa che faresti alla luce delle cose che mi hai detto? Allora, c'è paura di un contagio? Le sale tutte aperte, bisogna andare a vedere gli spettacoli con la mascherina, con i guanti, allora va bene, e bisogna lavarsi le mani prima di entrare, va bene, ognuno, io ho la mia idea su questo virus, ma non posso dire quello che penso, anche per rispetto a tutte le persone che sono venute a mancare, voi lo sapete bene, e c'è gente che è morta sul serio. Allora, riempire i teatri con le persone che indossano la mascherina, indossano i guanti e far tornare tutto come prima. Perché altrimenti ci aspettano anni, diciamo, carnevaleschi, cioè con la maschera. Allora vestiamoci anche da balanzone, tutto, conserviamo la mascherina e vestiamoci come il carnevale bolognese. Io penso che si possa riaprire i teatri con queste precauzioni, ma è assurdo pensare a riaprire dei posti che hanno sempre significato la condivisione di un'emozione. Attraverso delle restrizioni che sembrerebbe a chi sta sul palco di esibirsi per dei reduci di guerra. E non è un tipo di guerra diverso, ma non è una guerra che dal palco uno vuol vedere. Antonio, ti ringrazio molto del tuo Chiediamo i intervento. danni a quelli delle pubblicità, cioè chiediamo, cioè essere consolati non è bello. Cioè chiediamo i danni, visto che si parla solo di soldi, chiediamo soldi a chi ha adeguato le pubblicità a questo momento, perché è una cosa veramente grave e non vedo nessuno che si arrabbi per questo. Antonio, E grazie. un'altra cosa e finisco. Andrà tutto bene, quello slogan che mi sembra veramente assurdo, andrà tutto bene per chi? Per chi non muore? Cioè che cosa significa andrà tutto bene? Perché salvi il culo tu? Allora, valla a dire a Bergamo andrà tutto bene. Cioè, vengono usate le frasi che sono una mancanza di rispetto verso la dignità dell'essere. Hai ragione Antonio, ti ringrazio molto del tuo intervento e della tua passione e scusaci per i disagi tecnici, spero di rivederti su un palco con mascherina ma con tanta gente in sala prima possibile. Grazie, Grazie a voi. a presto. Grazie tanto. Grazie, ciao ciao. Ciao a tutti, grazie. Avete sentito la passione di Antonio Rezza e avete capito come ancora una volta con le affinità elettive di aver scelto il Teatro di Sabbath di Philip Roth come dire, cornice culturale della puntata, poi ha preso un senso che io non sapevo,
che poteva prendere, ma l'ha preso, al di là delle difficoltà e della stranezza forse di questa puntata. E mi sembra ancora più coerente nel mistero di ogni fenomeno culturale con i quali ci troviamo a fare i conti, aver scelto di chiudere oggi la puntata con una ballata di François Villon, cioè di quello che forse è il poeta maledetto per eccellenza della cultura moderna occidentale, no? E si chiama proprio Ballata. Uomini persi, da ragione aliena, voi snaturati e fuori di conoscenza, privi di senno, colmi di demenza, pazzi sviati, di ignoranza pieni, che agite contro la vostra esistenza precipitando verso indegna morte per vil bassezza. Ahimè, non vi rimorre dell'orrore che all'infamia vi assoggetta? Di giovani più d'uno è andato a morte per usurpare ciò che ad altri spetta. Veda ciascuno dentro sé l'errore, non vendichiamoci, abbiamo pazienza. Questo mondo, sappiamo, è una prigione per i virtuosi scevri da impazienza. Percuotere, picchiare non è scienza, predare, rubare ed ammazzare a torto. Non pensa a Dio, dal vero si distorce chi giovinezza in tali errori getta, e infine i pugni dolorosi torce per usurpare ciò che ad altri aspetta. Che val piaggiare nel riso tradire, frodare, mentire ed affermare il falso, preparare veleni, imbrogli, ordire, vivere in colpa, dormire diffidando degli altri, sempre sfiducia mostrando. Per questo al bene tendiamo ogni sforzo, pigliamo cuore, cerchiamo in Dio conforto, mai giorno certo per noi si prospetta, sui nostri cari è il nostro mal ritorto per usurpare ciò che ad altri spetta. Viviamo in pace, non più in disaccordo, in vecchi e giovani sia pieno accordo, legge lo vuol, fa espliciti richiami, l'Apostolo nel suo scritto ai Romani, ordine occorre, occupazione certa, non si lasci, badiamo il vero porto per usurpare ciò che ad altri spetta. Avrei voluto che la leggesse Antonio Arezza anche per lo iato che c'è tra i contenuti e la forma, no? Tra François Villon, poeta maledetto, e questa ballata apparentemente così lealista e così conservatrice. Mi sembra il modo migliore, con questa ambiguità, con questa incertezza, con questa fragilità delle opinioni e delle condizioni preconcette, di salutarvi, di ringraziarvi per aver partecipato, di scusarmi per le lentezze tecniche, ma siamo tutti, come dire, no, nella stessa barca, anche da questo punto di vista. Un pensiero a Philippe Roth, un pensiero a François Villon, un pensiero a Arezza e Mastrella, un pensiero a tutti voi che continuate a seguirci con la dovuta indulgenza e la dovuta pazienza. Vi voglio molto bene, vi aspettiamo domani, è sabato, quindi Saturday Night Live alle 21:30 con gli ospiti internazionali. Grazie, grazie a te, Federica, delle belle parole. E domani sarà un'altra puntata interessante che andrà in profondità nel mondo degli artisti. Ecco, abbiamo anche una persona che ci ascolta per la prima volta e sono molto felice che dice che continuerà a farlo. Radiogamma che ritorna domani sera. Ricordatevi di continuare a essere generosi per chi lo può fare. E il Fondo di Mutuo Soccorso è la nostra priorità in questo momento. Donate se potete. Ringrazio Isabella, ringrazio papà, tutte le persone che ci fanno i complimenti, Paola e tutti gli altri ospiti che vedo tutti i giorni e che ormai sono diventate delle presenze per me irrinunciabili, alle quali tengo veramente, veramente molto. Vi voglio bene e vi aspetto domani sera per la puntata internazionale, perché due artisti, due super artisti, vi suggerirei di provare a seguirci, perché loro meritano davvero tanto. A domani, grazie di tutti per la pazienza e per la disponibilità.